come personaggio pubblico sappiamo molto, io direi moltissimo. Al termine di questa intervista sapremo molto di lui, anche come padre e come figlio. Grazie a Giulio Scarpati per essere con noi questo pomeriggio. Giulio, se mi permetti ti porto un po' indietro negli anni. Alla metà degli anni 70 c'è un nome, la cooperativa Gruppo Teatro G. Cosa ti ricorda? Beh, insomma, non è proprio l'esordio in teatro, perché in realtà l'esordio in teatro è arrivato addirittura prima, quando avevo 12 anni, così, in uno spettacolo teatrale, ed fu proprio l'esordio sul palcoscenico. E a metà degli anni 70, insomma, in realtà cominciai a frequentare questi giovani di questa cooperativa, entrai in questa cooperativa teatrale e cominciammo a fare spettacoli. I palcoscenici erano particolari, no? Palcoscenici erano un po' di tutto, perché c'erano dagli ospedali psichiatrici, le carceri, cioè, perché si cercava anche di portare il teatro dove magari era difficile portarlo, insomma, noi ci riuscivamo con grande fatica, anche magari avevamo, insomma, il pulmino con le scene, dovevamo arrivare, montare lo spettacolo, montare la scena, poi fare lo spettacolo, tutto poi smontare, soli, ovviamente. E poi ci davamo anche dei compiti, quindi facevamo anche, non so, io mi occupavo anche dell'ufficio stampa, quindi telefonavo per gli inviti, queste robe, cioè, voglio dire, cucivamo le paillette sui costumi, cioè facevamo tutto da noi. Cosa ti porti dentro di quegli anni? Beh, l'idea è in tutto dell'importanza del lavoro, la bellezza del lavoro e il rispetto del lavoro di tutti, sia chi appunto fa l'attore, ma anche chi appunto cuce, stira, sarte, tutto il personale che intorno al palcoscenico lavora e che in qualche modo io ho assaggiato nelle diverse forme, tutte insieme, quindi in realtà è anche un riconoscimento al lavoro collettivo, perché poi qualunque cosa, anche quando sei tu davanti, è frutto anche di un lavoro collettivo. Ed è anche una bella palestra, no? Per gli anni a venire. Perché gli anni a venire poi sono stati importanti. È arrivato il cinema, è arrivata la televisione, con Un medico in famiglia. Che tipo è Lele Martini e cosa c'è di Giulio Scarpati in Lele Martini? Beh, di Lele Martini, quando ho letto le sceneggiature, prima di decidere se fare o no una serie così lunga, perché erano 14 mesi di riprese, di fila, la prima serie che era doppia, mi piaceva questo fatto che questo padre dovesse gestire una famiglia e che sia tutto gestito un po' al maschile, nel senso che pure con mio nonno, cioè con mio padre, e quindi col nonno e il padre insieme gestivano una famiglia piuttosto complicata, insomma, no? E quindi mi piaceva molto di Lele questo aspetto della capacità anche di essere non solo molto altruista, molto dedito, molto amante del proprio lavoro come medico. È un po' quella figura di medico di famiglia, per l'appunto, che è una figura magari che adesso è un po' meno forte, ma prima invece era molto efficace, perché tu ti rivolgevi a lui per qualunque cosa ed era un po' una sorta il capo famiglia, no? Sì, era quello che si metteva a posto anche le cose, per cui. Però ci sono degli aspetti di Giulio Scarpati padre molto molto interessanti che tra poco approfondiremo, perché ci sono alcune cose che mi hanno davvero colpito leggendo le tue dichiarazioni. Però prima vorrei chiederti il successo di quella serie, no? Perché ha vinto tante cose, Oscar della TV nel 99, nello stesso anno il premio Barocco e il Telegatto, che poi verrà vinto anche nell'anno successivo. Tu ti sei dato una spiegazione di questo grande successo? Ma ci sono delle situazioni, ci sono delle opere di fiction che hanno questa capacità di attrazione, attrarre pubblico totalmente diverso, insomma, da laureato al non laureato, no? Si appassionavano a questa storia di questa famiglia, perché era una storia che sembrava vera, nel senso sembrava starci dentro, insomma, no? È come se tu spiassi quello che avveniva in una famiglia italiana. E potessi essere potenzialmente protagonista. E quindi in qualche modo ti identificavi. E la cosa più bella è quella che la gente mi dice: io sono cresciuto con un medico in famiglia. Mi fa molto piacere, perché sembra che sono come fossi uno di famiglia, come fossi, non so, entrato anche nel loro immaginario, nelle loro fantasie, nella crescita delle persone. Ma perché vesti spesso i panni del padre? Non lo so, io ho accentuato molto, devo dire, in medico in famiglia l'aspetto della paternità rispetto all'aspetto medico. Infatti, diciamo, Lele Martini è molto più padre che medico. E comunque con me medico è sempre molto paterno, diciamo la verità, no? È sempre molto.
perché mi piaceva raccontare questa cosa. Io mi divertivo anche a lavorare un po' su questo, certe volte magari nella borsa da medico mettevo dei giochi dei bambini, perché mi sembrava bello che poi quando lo aprivo, aprivo la borsa per visitare qualcuno eccetera, il pubblico da casa intravedesse magari un giocherello di qualche figlio. Era un modo per ribadire proprio la paternità, no? Ribadire l'importanza della paternità, il fatto che essere padri, insomma, Lele non se lo dimentica mai, insomma, in certo senso. E per la regia di Biazzi, il padre di mia figlia, no? È uno dei tuoi ultimi lavori. È un cortometraggio che sta girando, è andato in vari festival, a Valdarno, anche a Cannes, adesso è invitato ad altri festival, ed è una storia abbastanza particolare, siccome è un giallo non posso svelare, essendo poi un corto, e non lo svegliamo, però anche lì ci sono dei risvolti anche particolari, e mi piace poi lavorare anche con i ragazzi giovani che iniziano a fare questo mestiere, anche come regista, come anche quello è un arricchimento. Ma sì, perché poi dopo le persone, cioè è la passione quello che deve, e certe volte con l'età, qualche volta la passione diminuisce, invece secondo me questo è un mestiere talmente bello che ci deve essere sempre. Ci deve essere sempre. E ma poi forse c'è in tutti i mestieri, sì. Penso di sì, anche se lo vuoi fare bene. Se lo fai con amore. E poi c'è il Giulio Scarpati padre. Io ho letto una cosa molto interessante, lo dicevo prima, il fatto che tu quando sei con i tuoi figli decidi volontariamente di spegnere il cellulare e lo fai con un obiettivo ben preciso. Facevo, nel senso che adesso sono grandi. Si sono dimenticati loro di te, forse, proprio hanno loro i cellulari. Però no, nel senso che è vero, ma anche un'altra osservazione che è più su come viene fatta anche una fiction e quindi quale messaggio dà. Se ci pensate, la famiglia Martini, il televisore è sempre spento, no? Certo. Si mangia non con il televisore. Questo è un segnale preciso, nel senso, se vuoi raccontare il dialogo, l'importanza del dialogo in famiglia, se ci metti un televisore è finita, no? Ma tu lo dicevi anche per non voler perdere, no, quei momenti con i tuoi figli, che poi passano via, non si recuperano più. Ma sì, il rapporto con i figli, tra l'altro, come dire, il fatto anche del successo, ti toglie anche un pochino di sfera privata, insomma, no? In un certo senso. Di conseguenza, quello che facevo normalmente, soprattutto durante gli anni gloriosi delle prime serie di Medico, però ero impossibilitato a fare le cose con i miei figli, perché c'era sempre qualcuno che spuntava con una macchina fotografica. Devo dire che voi, cioè il pubblico, mi ha aiutato molto, perché certe volte quando mi capitava di stare appunto in situazioni private, anche al mare così eccetera, c'era una signora che si è avvicinata sulla spiaggia mentre stavo dentro l'acqua eccetera, ha detto: guardi, c'è uno con un cannone di macchina fotografica grosso così. Dico: grazie. Quindi ero anche protetto anche dal bar sotto casa. Diceva: che c'è Scarpati qui? No, non abita qui. Nel senso, proprio perché c'è una dimensione che io voglio sempre che si mantenga privata, anche dei miei figli. Parlo veramente poco, proprio per questo, perché il rapporto privato deve essere tuo. Deve essere mio, se no diventa queste cose di pubblico dominio che sembrano quasi... Però parliamo in termini generali, perché tu ami una frase di Obama, no? Che dice: siate padri imperfetti, ma siate padri. Sì. Beh, sì, nel senso che poi è un mestiere difficilissimo, no? Tante volte ti confronti con altri padri, madri, insomma, hai comunque non c'è mai una certezza, dici: vabbè, questo è tutto a posto. Nel momento in cui dici tutto a posto con un figlio, comincia subito. Sei un po' rovinato, diciamo. No, nel senso che è sempre... Io li ho in età adolescenziale, quindi mi puoi capire. Ecco, va bene, quindi sai. Poi, diciamo così, il medico in più mi ha dato la possibilità di avere sempre figli in continuazione. Quindi ho rinnovato, diciamo così, la paternità a distanza di serie. Adesso vorrei finirla qui. E quindi è un appello agli sceneggiatori di non farmi fare più altre nascite, perché mi pare anche un po' troppo, diciamo. Ma secondo te i padri di oggi sono diversi dai nostri padri? Beh, sicuramente siamo più attenti. Nel senso, cioè, che ci siamo di più. Prima era inconcepibile magari che dare una mano. Io sono stato fortunato perché mio padre dava anche una mano
in casa, quindi l'ho visto fare cose che normalmente però gli altri padri non facevano. All'epoca. All'epoca. E comunque siamo molto più responsabili dei figli, mentre prima la gestione familiare era tutta in blocco della madre, e quindi il padre era un'entità che veniva, che mio padre, insomma, da quel punto di vista era meno presente di mia madre, mentre noi tendiamo a essere un po' più presenti. E ci godiamo di più i figli in qualche modo, no? Perché ne viene di conseguenza. Forse l'unico difetto che abbiamo noi è di essere, diciamo così, un po' troppo permissivi, nel senso cioè che, come dire, il dialogo è importante, però è anche importante dire dei no. Qualche volta ci riesce troppo difficile dire dei no. Io ho qui un libro, perché sì, c'è poi Giulio Scarpati, figlio, no? E questo è un libro molto bello, perché è una vera e propria dedica alla mamma. Il titolo è «Ti ricordi la Casa Rossa? Lettera a mia madre». Tu parli in questo libro di questo rapporto che è cambiato, ovviamente. Lo abbiamo sentito spesso qui, assieme a noi, quando ci occupiamo di un tema complesso come l'Alzheimer. Ti sei ritrovato più figlio di prima? Guarda, ma mi ha aiutato molto, devo dire, perché c'è un momento quando la malattia prende una persona e tu la vedi cambiare radicalmente. Mia mamma è morta praticamente qualche mese dopo che il libro era uscito, e in qualche modo vuoi recuperare il tuo rapporto con tua madre, ma in quel momento è come se tu avessi uno scambio che è molto più difficile, perché il piano razionale non c'è più nell'altra persona, quindi puoi avere gesti di affetto, ma oppure certe volte non mi riconosceva, per cui è anche fa soffrire una cosa del genere a un figlio. Però secondo me la cosa importante è che, ricordando le cose e scrivendo questi ricordi in qualche modo, raccontando soprattutto la difficoltà anche di gestire una malattia così difficile come l'Alzheimer, sicuramente io ho tirato fuori quello che erano le ansie, i dolori, ma anche ho recuperato tutti i ricordi che in qualche modo... Hai imparato a ricordare, no? Sì. Che è un rapporto inversamente proporzionale rispetto a quello di, cioè, mamma. Io raccontavo a lei, ma in realtà raccontavo a me, nel senso che lei magari non ricordava più, oppure aveva dei ricordi tutti suoi, insomma, no? Mentre invece io, ricordando a lei, ricordavo soprattutto a me stesso, e quindi pensi anche al valore del ricordo, quindi del mantenere il ricordo, del conservare qualcosa di un'altra persona quando non c'è più, ovviamente, ma anche in un momento di sofferenza e di malattia che la stravolge. Noi prima parlavamo del fatto che appunto spesso ha interpretato, ha indossato i vesti di un padre, e in qualche modo rientra nel discorso che stiamo per aprire, perché tu hai interpretato in due occasioni almeno le vesti di sacerdote. Prima con Don Luigi Di Liegro, nell'Uomo della Carità, una vera e propria biografia dedicata a un gigante della carità, e poi Don Zeno, l'uomo di Nomadelfia. Che vuol dire? Ne ho fatti altri due, per la verità. Due, no, per confesso, la verità. Perché no. Così sappiate tutti che sono abituato, insomma... Una certa dimestichezza. Sì, ho fatto un padre comboniano ispirato a una storia di Ezechiele Ramin, un padre comboniano che stava in Brasile. L'abbiamo girato in realtà in Venezuela, ma come se fosse Brasile, e quella è una storia molto bella, perché è un ragazzo giovanissimo che l'ho fatto infatti prima di Di Liegro. E poi, vabbè, questo è un prete più facile, più divertente, Don Silvestro, in Aggiungi un posto a tavola, quindi insomma ho bazzicato parecchie cose. Certo, confesso che Don Luigi Di Liegro resta nel mio cuore, per come era, per la capacità che aveva di prevedere il futuro e di difendere anche gli ultimi, siano essi malati di AIDS, siano essi stranieri, insomma, quest'idea che lui aveva veramente di servizio 24 su 24 per gli altri, e pretendeva molto anche dai suoi collaboratori, quindi, come spesso succede per le persone che hanno questa grande forza, ma del resto devono far fronte a situazioni spesso che sono ignorate o non aiutate da altri, per cui devono difendere. Penso quando lui ha creato
il centro a Villa Glori, un rivoluzionario in quel senso, per i malati di AIDS, e poi, come spesso ricordo, almeno questa è quanto ho saputo di lui, quando doveva far incontrare Giovanni Paolo II con l'imam, incontrò il Papa, e il Papa gli chiese: ma com'è questo imam? E lui rispose: un bravo cristiano. E mi sembra una cosa ironica, simpaticissima, straordinaria, ma proprio l'importanza anche della comunicazione che adesso con Papa Bergoglio tra religioni, l'idea di creare sempre condivisione e mai esclusione, no? L'idea che appunto la parola infedele non ci deve stare. Parliamo, prima parlavi, dicevi l'importanza di stare accanto ai giovani, no? La scuola di recitazione, percorsi d'attore. Sì. Raccontaci un po'. Tra l'altro, visto che sono qua, volevo dire che il 19 a Roma, presso il Teatro Le Maschere, alle 4 facciamo altri provini per il prossimo anno. Ma è una scuola che faccio da tanti anni con altri validissimi insegnanti, Silvia Luzzi, Nora Venturini e Marco Angelilli. E, insomma, del resto, se abbiamo realizzato ciascuno di noi un sogno di fare questo mestiere, io penso sia giusto anche dare ai giovani la possibilità di realizzare un sogno. Ovviamente devi sapere che il mestiere è fatto di sapere, devi imparare anche tecnicamente a gestire, a sapere come si recita, però devi avere la passione per farlo. Spesso il talento magari è anche un po' nascosto, magari vengono ragazzi che tu dici: ma però sotto sotto vedi che c'è una fiamma. Bisogna magari tirarla fuori questa fiamma. Bisogna tirarla fuori, e però ci vuole passione, perseveranza, e però è un sogno che magari è giusto che loro abbiano, se no noi presentiamo sempre tutto il peggio del peggio, sembra che la vita sia sempre negativa. Certe volte quando chiedono ad alcuni colleghi: ah, ma voglio fare l'attore, no? I miei colleghi rispondono: no, lascia perdere. Perché? Se a te piace una cosa, almeno provaci. Ci devi provare. E quindi l'idea che bisogna dare speranza, e non perché la speranza del futuro ci garantisce da tante cose, se togliamo quella è finita. Abbiamo giusto un minuto, Giulio, per raccontare il prossimo film, Il Fulgore di Doni. Raccontaci un po' di che si tratta. È un film TV che è scritto e diretto Pupi Avati, ed è una storia molto bella, perché anche lì sono padre, però è anche una questione anagrafica, perdonami. Mo tra un po' sarò nonno, quindi ecco, ti vengo incontro. Va bene, ma io lo faccio per te più che... No, nel senso che è una bella storia, perché è una storia di un sacrificio di una ragazza innamorata di un ragazzo che avrà un problema, e lei dedicherà la sua vita cambiando completamente le sue abitudini, e questo il padre di lei e la madre anche di lei non lo capiranno, perché c'è una difficoltà a capire anche l'idea di sacrificio in un momento come questo che viviamo, dove il sacrificio è un po'... Che parola strana. Sì, sembra una parola strana, no? Ma forse magari le generazioni passate, quelle che sono uscite dalla guerra, quanto hanno capito attraverso il sacrificio di quanto la felicità poteva essere più facile, cioè nel senso che la felicità diventa più facile se la sai riconoscere, se hai sacrificato la riconosci subito, anche per una piccola cosa, se invece è tutto facile allora ti sembra che la felicità sia così, non la riconosci mai, sì, ma non la riconosci mai quando la vivi. Grazie Giulio Scarpati. Grazie a voi. Grazie davvero. Allora, restate con noi perché Gabriella sta per tornare qui in studio e ci racconterà le storie imprevedibili che possono portare ad una vocazione. Ascolteremo una bellissima storia di chi nel momento buio della sua esistenza ha sentito la voce del Signore e ha risposto sì. Tra poco, siamo noi.